Oggi, amici, voglio parlarvi di un grande filosofo mistico domenicano del XIV secolo. Voglio parlare di Giovanni Tauler. Vedete, in questo nostro tempo, il tempo in cui viviamo, si sta perdendo. Ce ne accorgiamo un po' tutti, si sta perdendo di vista l'interesse circa i problemi metafisici e religiosi, a causa di un pensiero, ecco, troppo razionale e concentrato solamente sul mondo fisico e naturale. C'è inoltre, e lo vediamo, un abuso, si può dire, della dialettica. Per cui, venendo a mancare l'elemento metafisico per lo più, la ricerca filosofica e soprattutto quella religiosa finisce per esaurirsi in un'abilità quasi sofistica, ecco, smarrendosi in problemi che non sono che problemi futili, fittizi, che vengono considerati invece importanti. La forma viene svuotata allora di un contenuto profondo, di valore ontologico, e ciò crea un vuoto incolmabile nella mente di uomini moderni, senza più quella dimensione del sacro e dell'imponderabile. Bisogna correggere quindi questo nostro cammino umano e soprattutto, ecco, bisogna restituirlo. Questo cammino ha una morale che riconosca Dio nella nostra vita. E quindi oggi vi voglio parlare di questo grande filosofo, Giovanni Tauler. Nacque probabilmente a Strasburgo, dove peraltro visse e morì all'inizio del secolo XIV. Ma viene ignorata la sua data di nascita. Apparteneva ad un'agiata famiglia, ma tra i 15 e i 20 anni chiese di entrare nel severo ordine domenicano, malgrado fosse di salute un po' cagionevole. Dopo 8 anni, completati gli studi di rito, si trasferì alla Colonia, sede allora dello Studium Generale dei Domenicani. Ben presto guadagnerà la fama di gran predicatore. Pronunciò 83 sermoni che rappresentano in definitiva la sua unica opera letteraria. Sono sermoni di grande profondità mistica, forse perché erano diretti questi sermoni per lo più a religiose. Nei suoi sermoni egli parla soprattutto della natura e degli attributi di Dio, della natura e della facoltà dell'anima. In realtà egli era soprattutto un teologo. La sua volontà è totalmente sottomessa alle leggi di Dio, il quale si serve degli uomini servi di Cristo per parlare del Vangelo. A volte i suoi pensieri apparivano, al suo tempo, come tentativi di indipendenza e non furono sempre condivisi dagli ambienti della gerarchia ecclesiastica, tanto che nel 1578 fu messo all'indice dalla Compagnia di Gesù. Ma nel 1598, con lo scopo di sradicare completamente il movimento mistico seguito da Tauler, il generale dei Cappuccini proibì addirittura di leggere gli scritti di Tauler e di altri filosofi del tempo. Tauler però sarà completamente riabilitato nell'ambito cattolico nel XVII secolo, grazie ai mistici spagnoli come Teresa d'Avila e Giovanni della Croce. Tauler afferma
l'identità dell'essere dell'anima con l'essere di Dio. Per Tauler l'essenza divina rimane al di sopra di ogni altezza, non raggiungibile da alcuna creatura. I sermoni non sono altro che le annotazioni prese dagli uditori mentre Tauler parlava, per cui non è importante la forma quanto il contenuto. Lo stile è ricco di immagini, di paragoni, pur di descrivere la meravigliosa avventura dell'anima quando si immerge nella spiritualità divina. Allora l'anima diventa, e sono parole bellissime che usa Tauler, diventa creativa di sublime poesia. Nel sermone per la festa di Natale, ecco, noi ci avviciniamo al Natale, quindi ecco, questa lezione è anche in vista e in prospettiva natalizia. Dice: oggi si festeggia nella cristianità santa una triplice nascita, e ciascun cristiano diventa gioioso, e prova una felicità così grande da farlo uscire quasi fuori di sé. La prima e più sublime nascita è quella del figlio, figlio, lettera maiuscola, unico generato dal Padre celeste. La seconda nascita è quella che si compì attraverso una madre che nella sua fecondità conservò l'assoluta purezza della sua castità virginale, Maria. La terza è quella con cui un Dio ogni giorno e ad ogni ora nasce in verità spiritualmente attraverso la grazia e l'amore in ogni anima buona. E si celebrano allora 3 messe nel Medioevo. Adesso ci celebravano 3 messe, la ricorrenza natalizia. La prima messa si celebra nell'oscurità della notte. Essa è la figura della nascita nascosta che si operò nel mistero e nel segreto della divinità. La seconda messa comincia con queste parole: oggi la luce brillerà su di noi. Essa ci ricorda lo splendore della natura umana divinizzata. La terza messa si canta in pieno giorno con le bellissime parole: Puer natus est nobis et filius datus est nobis. Essa ci fa pensare all'amabile nascita che ogni giorno e ad ogni istante si realizza in ogni anima buona e santa. In questa nascita Dio diventa nostro e si dona, così il Padre prende coscienza di se stesso e si distingue, ecco, favorendo la propria immagine ed espandendo compiutamente il suo amore ineffabile che è lo Spirito Santo. E così Dio vive in se stesso, esce da se stesso e rientra in se stesso. Anche il corso della vita umana è più nobile e perfetto di tutti i movimenti, perché ha la possibilità di tornare alle origini, cioè al suo Dio. Stupende parole. L'anima, dice Tauler ancora, è dotata di 3 nobili facoltà che si possono rifare alla Santissima Trinità: la memoria, l'intelligenza e il libero arbitrio.
del libero arbitrio. E dice di fatti, ecco questo, un attimino di pazienza. L'anima, dice Tauler, è dotata di tre nobili facoltà che si possono rifare alla Santissima Trinità, come la memoria, l'intelligenza e il libero arbitrio. Il libero arbitrio. Ecco, adesso cerchiamo di trovare subito la lettura adatta. Ecco qui, sentite che parole belle che usa, usa il Tauler. Per mezzo di queste facoltà, l'anima è capace di afferrare Dio e di restarne impressionata in tal modo da poter ricevere tutto quello che Dio è, possiede e può donare. È così che essa si fissa già nell'eternità, perché l'anima è nel tempo e nell'eternità. Attraverso le sue facoltà superiori, essa appartiene all'eternità, mentre che per la sua parte inferiore, umana, attraverso le facoltà sensibili o animali, essa appartiene al tempo. Ma poi ancora dice, è necessario raccoglierci intensamente, ricondurre, radunare tutte le nostre facoltà, le inferiori altrettanto bene che le superiori, e richiamarle da ogni dispersione alla concentrazione che rende più possenti tutte le cose unificate. E fa un paragone veramente bello, ve lo leggo. Così come tutti i rami derivano dal tronco dell'albero, così tutte le nostre facoltà, quelle della sensibilità, quelle con cui desideriamo, altrettanto bene che quelle con cui lottiamo, sono unite alle facoltà superiori, nel fondo dell'anima. Ecco cosa significa entrare in noi stessi. Continua ancora il Tauler. Se ora noi vogliamo uscire da noi stessi, o meglio, elevarci al di fuori e al di sopra di noi stessi, allora dobbiamo rinunciare ad ogni volontà, a ogni desiderio, ad azione personale. Non deve restare in noi altro che una semplice, pure ricerca di Dio. E questo quindi è l'unico desiderio che deve interessare l'uomo. E poi l'uomo, ecco perché l'uomo possa compiere la sua opera, perché Dio possa compiere e nascere, opera e nascere in noi senza che vi sia l'ostacolo del nostro egoismo. Ed è per questo, ecco, citava il Tauler, che Sant'Agostino ci dice: svuota te stesso, perché tu possa essere ricolmato. Esci da te stesso per potervi rientrare. E ancora scrive Sant'Agostino, o anima, nobile creatura, perché cerchi fuori di te quello che è interamente in te, nel modo più vero e più manifesto? Perché tu partecipi della natura divina? Cosa ti importa delle creature, e che cosa hai dunque a che fare con loro? Allora, e quindi l'uomo deve tacere, perché il verbo che è da questa nascita deve essere, ecco, si pronuncia in te e tu potrai intenderlo. Non si può servire meglio il verbo che tacendo ed ascoltando. Se dunque, scrive Tauler, se dunque esci completamente da te stesso, Dio entrerà tutto intero, man mano che tu esci, egli entra, né più né meno. Sono
sono veramente frasi eccezionali che ci inteneriscono. E poi c'è, e quindi questo nostro Signore è salito al cielo e con sé ha condotto schiava, dice la schiavitù, questo lo dice nel sermone decimo a proposito della festa dell'ascensione. E quindi dice che sono cinque le specie di schiavitù con cui gli uomini rimangono attanagliati, imbrigliati. La prima prigionia consiste nel fatto che l'uomo è prigioniero dell'amore per le creature, sia morte che viventi, e ogni volta che Dio non viene amato in esse, non viene amato. Alcuni si riconoscono colpevoli in se stessi e ne hanno pena ed angoscia, sentono rimorso e si rimproverano. È un buon segno, perché non sono abbandonati da Dio, dato che Dio li invita e li attira, e costui sarà salvo. Ma ce ne sono altri che, abbandonandosi senza freno alla loro dannosa schiavitù, sono completamente sordi e ciechi, e sono contenti e pretendono di essere irreprensibili. Fanno molte opere buone e cantano, leggono, pregano, anche molto, ma tutto questo perché possono far meglio quel che a loro piace e che li lasci gioire di Dio e degli uomini. Oh, qui dice Tauler, sono così raccolti che arrivano persino a commuoversi, a piangere frequentemente. Costoro sono in realtà in pericolo. È il demonio che agisce così dentro di loro. Ed ecco, leggiamo quello che ci dice a proposito di questo. Ecco, ma ce ne sono altri che, abbandonando senza freno, ecco, si rivelano di essere perfetti, pensano di essere perfetti. E costoro sono veramente in pericolo, perché è il demonio che agisce così dentro di loro per conservarli in schiavitù. E in tal caso la natura inganna l'uomo, che resta in uno stato di tentazioni molto pericolose. E quindi anche questa è una forma di egoismo, quello che vive l'uomo. E ancora c'è l'altra tentazione, e un attimino ecco che ci ricerchiamo. La seconda schiavitù consiste nel fatto che molte persone, dall'amore del creato per quel che riguarda le cose esteriori, cadono poi nell'amore di se stessi. Considerano tale amore giusto e legittimo. Hanno ricoperto il loro amor proprio con un così bel mantello e lo hanno drappeggiato così bene che nessuno vi trova nulla da ridire. Cercano allora la propria utilità, il piacere, la loro consolazione, l'onore, e si immergono in tal modo nel loro grande io che lo ricercano in ogni cosa, anche in Dio, e non cercano nient'altro. È ironico il tono con cui dice queste cose Tauler. Ahimè, dice Tauler, sotto una grande apparenza di santità, qual fondo di falsità vi si troverà? Sono persone inclini a giustificare ogni propria viltà. Se c'è poi qualche delusione, allora Dio viene cacciato via, lontano da sé, con parole di collera, con desideri di vendetta,
Ecco che dannosa schiavitù è quella dell'amor proprio, conclude poi Tauler. La terza schiavitù è quella della ragione. Certe persone ricadono pesantemente, si inorgogliscono della propria ragione perché sono capaci di trattare argomenti vari. Lo fanno per ostentazione, senza tradurre tale verità né nelle loro opere né nella loro vita. E anche gli adorabili esempi che ci ha dato nostro Signore Gesù Cristo li vedono soltanto alla luce della loro ragione. Se li vedessero alla luce divina, soprannaturale, capirebbero meglio. Capirebbero meglio la verità. E quindi anche questi si perdono nella loro forma di egoismo. E quindi tutto il loro interesse si spande nell'esterno, al di fuori, provocando quindi l'orgoglio, la compiacenza di se stessi, la vanagloria. Quelli che non fanno altro che studiare la Sacra Scrittura, senza però poi viverla interiormente, mirano ad essere considerati ed onorati, disprezzano in realtà quelli che la vivono con umiltà, ritenendosi degli sciocchi. Gli umili trovano la via eterna, gli altri, i superbi, troveranno la condanna eterna. È duro in questo, Tauler. La quarta schiavitù è quella delle dolcezze spirituali. Molti si smarriscono inseguendole, ricercandole troppo. Quando però, se l'uomo è inquieto, angosciato, quando la dolcezza non lo appaga più, allora servirà Dio senza voglia e fedeltà. Anche dopo aver vissuto inseguendo le dolcezze per quasi 40 anni, potrebbe perdere la vera profondità della fede e allontanarsi da Dio. La quinta schiavitù è quella della volontà propria. L'uomo vuole vivere, vuole che la sua, sì, l'uomo vuole che la sua propria volontà si realizzi anche nelle cose che sono di Dio. Se Dio si rimettesse alla volontà e ai desideri dell'uomo, sarebbe l'uomo contento perché possa sentirsi libero di tutte le sue colpe. E ciò sarebbe follia, ovviamente, perché l'atteggiamento giusto è ciò che conferma alla volontà di Dio. Ecco, quindi queste sono, ecco, le tematiche che Giovanni Tauler, ecco, ha sviluppato nel suo pensiero, nella sua vita. E che quindi, ecco, noi, perché oggi si sente il bisogno di parlare di un grande mistico del secolo XIV? Sembra inattuale, sembra da un tempo lontano, eppure il suo pensiero è quanto mai vivace, è quanto mai attuale se lo andiamo a vivere veramente. Forse perché, data l'incertezza dei tempi in cui viviamo, minacciosi e violenti, malgrado il grande grado di civiltà raggiunto, e soprattutto nel mondo occidentale, forse perché si vuol portare un modesto contributo alla ricerca di Dio, alla ricerca di quella fede semplice, schietta e profonda, che riesce ad essere feconda di speranza e capace di donare la calma necessaria per affrontare difficili situazioni storiche, ma anche private. C'è necessità di riconquistare la dimensione del vivere, il senso del candore sincero,
delle menti umane sensibili al dolore e al concetto di fratellanza. Oggi sentiamo parlare di nucleare, di ordigni di morte, di minacce incontrollabili e non sappiamo a chi credere fra i governanti sempre più confusi ed incapaci ed impacciati, più che incapaci, impacciati. L'umanità è sazia di compromessi, di falsità, di raggiri, di povertà economica e morale. L'umanità vuole che le venga restituita la speranza nel futuro, nei progetti di vita, nei traguardi lavorativi. Solo la dimensione divina può rasserenare gli animi e liberarli dalla paura. Forse per questo, ecco che per questo motivo che oggi riscopriamo, leggendo attentamente, l'importanza e l'attualità perenne delle parole di un grande teologo, teologo come Giovanni Tauler. Amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima volta. Vi saluto, Maria Luisa Costantopoulos.